Entro il 2012 Sartirana sarà indipendente sotto il profilo energetico. Ho presentato un progetto per produrre in loco solo energia pulita. E noi restiamo in Lomellina, ma ci spostiamo a Sartirana. Il piccolo comune punta all'indipendenza energetica. Ha presentato un imponente progetto legato alle rinnovabili che mira a produrre in loco tutta l'energia che serve per attivare il paese. Paolo Barni. Entro fine 2011 Sartirana arriverà a produrre 24 milioni di kilowattora all'anno in energia da fonti rinnovabili. In soldoni significa che il centro lomellino, che conta circa 1700 abitanti, sarà totalmente autonomo dal punto di vista energetico. L'energia elettrica prodotta in buona parte sarà poi dopo ceduta al GSE attraverso un corrispettivo. Ci rende in questo modo parte di un progetto molto più ampio di laboratorio naturale per la produzione di energia elettrica da fonti alternative. Sono stati inaugurati 4 impianti alla presenza del vescovo di Vigevano Vincenzo Di Mauro, esperto di fonti rinnovabili in quanto autore dell'autonomia energetica del Vaticano grazie all'installazione di pannelli solari sul tetto dell'aula Paolo VI. I tagli del nastro odierni a Sartirana hanno riguardato impianti privati ma anche pubblici, come quello installato sul tetto delle scuole. Abbiamo ceduto in comodato gratuito a una ditta che ha installato un impianto fotovoltaico per 60 kWh. Questo ci permetterà all'amministrazione comunale di risparmiare all'anno circa 10.000 euro. Inaugurata anche una centrale a biogas, per la verità ancora in fase di completamento, che produrrà energia a partire dal metano risultante dal processo di fermentazione di trinciato agricolo e liquami. A completare il parco di fonti rinnovabili, 2 impianti fotovoltaici installati in aziende agricole. Uno si trova nella tenuta dell'Arciduca d'Austria, da tempo residente a Sartirana, che presto farà costruire anche una centrale a biogas per la quale sono già arrivati alcuni macchinari. Un'energia verde, energia ecologica, ma anche una scelta economica, è un investimento grosso, però un investimento che dovrebbe ritornare di più, è un investimento etico, per questo che noi l'abbiamo fatto. E dunque c'è una parte della Lomellina che strizza l'occhio all'ambiente con scelte anche innovative nel campo delle energie rinnovabili.